Vedi, allora, con questa nuova skin mi potenzio. Sì, ho capito, ho capito. E poi puoi scegliere le armi. Ah, fortissimo! Ma tu sei team Minecraft o team Fortnite? Minecraft. Ma come Minecraft? Fortnite è la grafica migliore! Minecraft è pieno di mondi e modalità. Ma su Fortnite ci fanno i concerti cantanti! E Minecraft è il gioco più famoso di sempre. Su Fortnite puoi fare la Fortnite dance. E adesso su Minecraft ci sono le tartarughe e i delfini. Ragazze, guardate questo TikTok con un gattino! Oh, che carino! Io adoro i gatti tigrati. Io quelli bianchi e neri. Hai ragione, sono deliziosi. Poi ci sono quelli arancioni. E quelli belli cicciottosi. Ma tu cosa ne pensi degli Sphinx? Anche quelli sono bellissimi. Sì, tutti i gattini sono deliziosi. Sai che quando chiudono lentamente gli occhi è per dirti che ti vogliono bene. Forse dovremmo imparare anche noi a conversare come le ragazze. Aspetta, ora le faccio litigare. Ragazze, qual è il vostro gioco preferito? Among Us. Roblox. Cosa? Cosa? Among Us è meglio. No, meglio Roblox. Torniamo a parlare dei gattini. Aspetta, prima che il video inizi, ti sei già iscritto al canale? Se non ti sei ancora iscritto, che cosa stai aspettando? Iscriviti per far parte della nostra grande famiglia e vedere tanti video di ogni genere. Prof, caldo, posso stare a petto nudo? Va bene, Albert. Prof, anch'io caldo, posso mettermi mutande? Non ci vedo niente di male, Billy. Cos'è quello, Olivieri? È una gonna. Non puoi mettere gonne così corte. Corta, ma mi arriva il ginocchio, poi quale sarebbe il problema? Perché distrae i ragazzi. E che me ne frega a me se si distraggono, ma dica loro di non distrarsi piuttosto che a me di vestirmi in un altro modo. Professoressa, le garantisco che riesco a seguire la lezione anche se Eleonora ha la gonna. Sì, anch'io. No, no, ma cosa succede? Noi dobbiamo far sentire in colpa le ragazze per come si vestono? Non dobbiamo cercare di educare i maschi? No, è così che funziona! Bello poter finalmente fare queste battute. Perché? Perché non vado più al liceo e non mi può bozzare nessuno. A parte i prof dell'università. Ragazzi, silenzio! Ci scusi, prof. Parla più piano. Ok. Basta! Vi metto una nota se non fate silenzio. Ci scusi, prof. Casino, basta! Vi metto una nota! Ma non abbiamo fatto niente! No, perché ti stavo dicendo bla 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 bla. No, davvero! Bla bla bla. Non ci credo! Bla 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 bla. Silenzio! Ops. Comunque ti stavo dicendo bla 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 bla. Billy? Ti metto una nota! Ma non ho fatto niente! Prof, posso andare in bagno? È urgente! No! Aspetta l'intervallo! Non posso aspettare l'intervallo! È la 2! Eh? È quella grossa! Cosa? È quella solida! Eh? Devo cagare! Prof, posso andare in bagno? No! Ma ho il ciclo! Va bene, va! Prof, anch'io sono in quel periodo del mese. Ma tu non hai il ciclo. No, sono in quel periodo del mese che ho tanto mal di pancia. Ecco, vede. Oh, hai visto quella? Bella, bella. Che dici, le chiedo di uscire? Sì, dai. Ah, un po' mi vergogno, come faccio? Dille che ha dei bei capelli. Ok, ok, poi? Boh, non lo so, invitala a fare una passeggiata. Ok, vado. Ma hai visto che bello quello? Sì! Cosa faccio? Gli chiedo di uscire? No! Hai ragione. Lo stalkerò su tutti i social finché non scopro le sue passioni, i suoi sport, i suoi orari, finché non mi chiede di uscire con lui. Esatto! Sono un genio. Psicopatico, ma sono un genio. Ehi, Billy, consigliami qualche canzone depressa. Perché? Perché mi sono lasciato con la mia ragazza e voglio fare un po' la vittima.
Boh, non lo so, metti qualcosa di qualche rapper, Lil Coso, Lil Figo. Ok, hai ragione, ora aiutami con qualche frase depressa. Va bene, fammi pensare. Prima eri come loro, con l'apostrofo, credo. Ora sei come loro. Fantastica. Tutto bene, Ele? Sì. Cosa stai facendo? Sto cercando qualsiasi post da condividere nelle storie per far sentire in colpa il mio ex. Ok. Ma non ne trovo, vabbè, ci penso io. Ehi tu, so che stai guardando questa storia. L'ho messa tra gli amici stretti, sì, ma ho tolto tutti quanti gli amici stretti e ho tenuto solo te, così sono sicura che tu sai che è riferito a te. Beh, sappi che ti odio. Ciao. Stai bene? Non ha visualizzato! Ah! Per il mio compleanno voglio farmi regalare tantissimi pennarelli professionali per disegnare. Ci sta, io invece voglio farmi regalare un pallone da basket. Figo! Per il compleanno voglio farmi regalare un pallone da calcio. Figata, io invece vorrei farmi regalare dei trucchi. Ci sta. Davvero, volevo provare qualcosa di nuovo. Ma certo, ognuno deve prendersi quello che vuole senza aver paura dei pregiudizi o degli stereotipi. Fai ciò che ti senti, Billy. Ottimo, farò tantissimi make-up tutorial su TikTok, così diventerò milionario! Ah, Billy. Ragazzi, guardate cosa so fare. Cioè, io so fare gli Scooby-Doo, tu li sai fare, certo che non li sai fare, io sono la regina degli Scooby-Doo. Allora, qualcuno ne vuole uno? Che belli, posso provare a farne uno? No, ho detto che li faccio agli altri, non che puoi toccarli. Allora, chi ne vuole uno? Ho detto che non puoi toccarli! Allora, chi ne vuole uno? Posso averne uno? Devi metterti in fila. Che colore scelgo? Fai blu e rosso. Devi metterti in fila! Me ne puoi fare uno rosa e verde? Sì, ma secondo me sarebbe meglio verde e viola. Ma ti ho chiesto rosa e verde. Senti, il rosa è un colore rarissimo, ok? Ele, la mamma li ha comprati anche a me. Mi insegni come si fanno? Sì, ma è facile. Uno, due, uno, due, fine. Ecco a te, cara. Grazie. Sono 5 euro. Ma non ce li ho. Allora mi devi dare la tua merenda per tutta la settimana. Na de para le ste esquina, porque somos gasolina, gasolina de verdad. Noi siamo le migliori. Oh sì, puoi dirlo forte. Hai visto come ci hanno guardate quelle di quinta B? Erano rimaste senza parole. Comunque guarda che bella questa collana, me l'ha presa la mamma da Clers. Adoro. Ragazze, posso entrare anch'io a far parte delle divine? Tu? Sì, io. Che vi ridete? Non sei pronta per entrare nelle divine. I requisiti sono essere alla moda, essere famose e saper cantare. La 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 la. Bravissima. Sì, vabbè, allora aprirò un mio gruppo e lo chiamerò Le Popolari. Oh, ma ti levi? Oh, ma che vuoi? Che ti levi? Quello è il tuo spazio e questo è il mio! Din 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 din! Che c'è? Ogni volta che superi la linea suona l'allarme. Ma sei tu l'allarme! No, un dispositivo tecnologico. Non puoi copiare! Ma dai! Va bene, l'hai voluta tu. Spazio tuo, spazio mio! Oddio, ma che cos'hai in testa? Oddio, non lo so, mi è spuntata stamattina. Ma sembra pennarello. No! Sai cos'è questo simbolo? Cosa? Non lo guardare! È un segreto! Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Merenda puzzosa? No, Wingardium Leviosa! Loro non capiscono. Eleonora, ma stai parlando con un pupazzo? Non è un pupazzo, è Nagini! E lei sei proprio scema. Senti questa stupida serpe verde. Accio. Secchia, tu sei sicuramente una corvo nero, vero? Secchio, le caramelle corvo nero, visto che tu sei corvo nero. Ok, bambini, salutate i genitori. No, no, ma che succede? No, mi manca la mamma.
Ma dai, sono sicura che ti troverai bene con i tuoi compagni. No, mi fanno schifo i miei compagni. Ciao Pinkie Pie. Ciao Hello Kitty. Ciao Sylveon. Ciao unicorno magicoso. Non si possono portare i pupazzi a scuola? Non sono pupazzi, loro sono animali veri, sono i miei amici. Ti metto la nota se domani li porti. E io li nascondo, stronze. Fammi copiare, Jessica. Ok. Maestra, Eleonora copia da Jessica. Zitta, secchia. Maestra, Eleonora non ha fatto i compiti. Zitta, secchia. Maestra, non ci ha corretto i compiti oggi. Zitta, secchia. Maestra, oggi dovevamo fare il dettato. Stai zitta, secchia. Ragazzi, sapete che io ho finito l'album degli amici cucciolotti? No, davvero? Eh sì, qualcuno vuole questa? C'ho 7 doppioni di questa. Quella ce l'hanno tutti. E voi ce l'avete questa carta rara? Wow, una carta rara. E arcobaleno riflette la luce. Wow, è arcobaleno. E riflette la luce. E poi c'ho i regoli. Che fortunata. Oh no, devo stare attenta all'acqua. Quest'estate sono andata al mare con i miei parenti delfini. Oddio, ho detto delfini, volevo dire cugini. Maestra, posso andare in bagno? È di vitale importanza. Ma ci sei andata 2 minuti fa. Mi sto squamando. Buon bicchiere d'acqua, Jessica. No, ci è mancato poco. Se avessi toccato l'acqua, mi sarei trasformata in sirena. Hai ragione, Filippo. Ma con chi stai parlando, Becky? Io? Ma con Filippo, non lo vedi? No, è perché lui è speciale, solo io posso vederlo. Ma è un amico immaginario? No, è un amico vero, sei tu che non lo vedi. Questa è pazza. Non starla ad ascoltare, Filippo, tu sei bellissimo. Ah, devo stare attenta alla luce del sole. Cosa sono questi? È un segreto. Questo sangue è troppo buono, mi diventeranno gli occhi rossi. I licantropi. Ah, la luce! Bambine, andiamo in cortile. Ma perché apri l'ombrello? Mica piove. Non posso dirtelo. Che brava la mamma. Quante cose buone mi ha messo per merenda. Oh no. Anche le. Me ne dai una. Me ne dai una. Me ne dai una. Ah! Oh no, anche oggi mi sono dimenticata la merenda. Vabbè, basterà chiedere un po' in giro e sarà come avrei fatto pranzo. Mi dai un pezzo di panino? Mi dai una patatina? Mi dai un pezzo di Kinder Brioche? Un pezzetto? No. 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 Dannazione! Ragazze, devo dirvi un segreto. Sarebbe? Io sono una pop star! You get the best, but what? Chili like it too slow. When you rock at the show, you get the best of both worlds. Missing all together and you know that it's the best of both worlds. Wow, ma io questa voce l'ho già sentita. Sei Anna Montana! Anna Montana! Sono Lillo. Po, 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 po. Oddio, è arrivato. Ciao ragazzi. Uèè! Billy, non fare casino, altrimenti la prof ci mette la nota. Si, la sol. Ci mette la nota musicale. L'hai capita? Lanciamo i sacchetti di ginnastica. Vince chi becca la prof. Wow! Billy, sapete che ne penso della matematica? Sì, proprio così. Oh, che schifo, aprite le finestre. No, se apri le finestre si metterà a lanciare. Lanciamo i libri in testa alla gente dalla finestra. Woohoo! Ecco appunto. Secchia, mi fai copiare mate? Sì. Secchia, mi fai copiare italiano? Sì. Secchia, mi fai copiare inglese? Yes. Secchia, mi fai copiare francese? Oui. Vuoi giocare alla Wii? Io voglio giocare. Ma no. Secchia, scusa, cos'è un complimento oggetto? Un complimento oggetto? E io che ho detto? Complimento oggetto? Cioè che devo fare i complimenti agli oggetti? Ciao, evidenziatore, lo sai che sei proprio fico? Oh.
Non ci credo. I maschi ancora una volta mi hanno messa prima nella loro classifica di bellezza. Io penso che le classifiche di bellezza siano stupide e toxic. Hai ragione, Becky. E penso che i ragazzi dovrebbero smettere di farle. Vabbè, dai, è solo per scherzo. Ele, ti hanno messa per ultima. Ma che vadano a cagare i maschi con le loro stupide classifiche! Sì, esatto. Becky, ti hanno messa per seconda. Beh, forse non sono tanto male. Non passare dalla loro parte! Adesso farò la classifica di chi è il più stupido fino all'ancora più stupido! Sì! Vabbè, voi fate quello che volete, intanto a me continuano a mandare lettere d'amore. Comunque sapete che Paolo della terza D mi ha chiesto di uscire? Paolo della terza D. Ma non è quello che è stato bocciato 4 volte? Sì, ma non perché è stupido, ma perché ha picchiato i professori, è proprio un macio. Wow! Oh, ma sei scemo, non devi uscire con un teppista! Ma è figo! È tanto bella quanto stupida! Eh già! Allora, un bigliettino qui, un bigliettino qua, sono scritto le cose sul banco, un bigliettino sulla scarpa. Secchia, ci mettiamo vicini, vero? Sì, Billy, ma poi mi dai un bacio? No! Ok. Billy, vai dall'altra parte della classe! Ma no, prof, ma non posso spostarmi dall'altra parte della classe, poi non ho più secchia vicino, poi su questo banco mi sono già segnato le formule per copiare! Cosa? Niente, niente, niente! Oh, non ho studiato! Neanche io! Accidenti, prenderò sicuramente 4. A me invece andrà bene, secondo me. No, ragazzi, è per me la fine. Allora, Secchia, quanto hai preso? 10. Ma è stata solo fortuna! Ma vai a cagare! Becky, tu pensavi che sarebbe andata bene? Com'è andata? 2. Oh. Vi state chiedendo cos'è questo? No. L'ultimo modello di iPhone, l'iPhone 18 Pro Max magico unicorno. Non te l'ho chiesto. E guarda che foto fa. Ok. Poi i miei genitori mi hanno comprato la cover di Sailor Moon e Dolce Gabbana, ovviamente. Va bene. In coordinato con la mia maglia, sai quanto costa? 20 euro. 80 euro, è di marca. Ma gliene avrei dati 5. No, vabbè, mi hai visto l'ultima canzone delle Blackpink? Sì, adoro! Comunque la mia bias è Jennie. Io adoro Liza. Ma di chi state parlando? K-pop! Cos'è? Una marca di cereali? Ah, non capisci niente. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Io me ne vado. Mi piace Jumper Waldo. Ci sono uscita ieri. Mi piace Girulfo. Ci sono uscita oggi. Mi piace Francescalzo. Ci esco domani. Ma che problemi hai? Ma ce ne lasci uno? A me piace Billy. Quello ve lo lascio. Sapete che ho una macchina Tesla? Davvero? Sì, però non ve la faccio vedere perché i miei genitori hanno paura che si rovini. Sì, certo. E sapete che ho creato un mini robottino? Davvero? Sì, ma non lo porto a scuola perché ho paura che mi rubiate il progetto. Certo. E sapete che mi sono fatti i capelli azzurri? Sì. Ma non posso farvi di vedere perché non voglio togliermi la cuffia. Come si dice dimenticare in francese? Oublier. Come si dice lavastoviglie in inglese? Dishwasher. Come si dice quanto costa il cioccolato in francese? Combien coûte le chocolat? Come si dice vorrei scrivere un libro in tedesco? Ich möchte ein Buch schreiben. Bravissima Secchia, 10. Come si dice in inglese battere le mani? Batman. Come si dice grasso? Fat. Come si dice gatto? Cat. Mettili insieme in una frase. Fatti cazzi tuoi. Billy! Ti prego non interrogare me. Vediamo chi scegliamo. Non me. Allora oggi è il 10 maggio, il numero 10 del registro è... Billy! Ma non è vero prof, io sono l'11. Beh, oggi è il 10 maggio ma siamo alla prima ora, quindi 10 più 1, 11, il tuo numero Billy! Ma mi ha già interrogato l'altro giorno. Beh, mi hai preso 4, la tua occasione per recuperare. Oh, no, si fidi che questa non è l'occasione per recuperare. Stai dicendo che non sei pronto? No, ma no, si figuri, che qualcuno mi aiuti. Buongiorno studenti e buongiorno a te, Albert. Buongiorno professoressa.
come sei bello oggi, cioè com'è bello fuori oggi. Già, professoressa. Hai da fare oggi, cioè volevo dire, avevate compiti da fare per oggi? Sì, professoressa. Non ho chiesto a te, secchia. Correggiamoli. Albert, tu li hai fatti? Sì. Ok, mi fido. Ti metto 10. Grazie. Ma come? Ma non glieli ha neanche controllati, non sa nemmeno se li ha fatti. Che culo, non li avevo fatti. Olivieri, tu li hai fatti i compiti? Sì. Fammi controllare. Ah no, si fidi, li ho fatti. Voglio controllare. Ma con Albert non ha controllato. Beh, se li hai fatti, di che ti preoccupi? Allora, controlliamo. No, non ci siamo, non ci siamo. 4. Ma come? Che giornata di merda. Odio tutti. Voglio andare a casa. Quanto manca. Odio tutti. Voglio andare a dormire. Quanto manca. Ciao Eli. Non mi parlare. Quindi Nietzsche era convinto che nichilismo attivo, nichilismo passivo, Oh, Olivieri, per una volta mi sembri attenta. Brava. Sì, grazie. Scusa, Eri, non stavo ascoltando bene la lezione. Non è che mi potresti passare i tuoi appunti? La prof ha detto che sei stata molto attenta. Io? No, in realtà ho disegnato la prof per tutto il tempo. Ragazzi, oggi interrogo. Non interrogare me, non interrogare me. Non interrogare me. Non me. Prof, mi offro volontaria. Secchia! Tu sei la nostra salvatrice. Viva Secchia! Viva Secchia! Viva Secchia! Viva Secchia! Viva Secchia! Non accetto volontari. Sì, ma va a cagare. Oggi interrogo a sorpresa. No! Un attimo, professoressa. Da quanto c'è scritto dal decreto legge della scuola, non può fare verifica a sorpresa senza preavviso di consulta da parte degli altri professori. Eh? O in concomitanza con altre verifiche che richiedono la preparazione esaustiva di più di una settimana. Non ci sto capendo nulla. Pertanto lei non può interrogare a sorpresa. Grande! Non ho capito niente di quello che hai detto, ma grande! Oh, mai visto quanto è bella Jessica oggi? Già, puoi dirlo forte. Oh, sempre a parlare di Jessica. Le stanno benissimo quei jeans. Puoi dirlo forte. Ragazzi. E quel rossetto. Sì. Ragazzi. E quei capelli. Nessuno mi considera. Ehi, scusami, potresti prestarmi una matita? Ehi, smettila di copiarmi! Ma non ti sto copiando, vorrei solo una matita. Smettila di copiarmi, professoressa Eleonora, copia! No. Billy, sei lo studente più stupido della classe, nessuno copierebbe da te. Tengo la mia intelligenza segreta perché faccio parte dell'FBI, ma ora ti farò un sortilegio. Billy, sei imbarazzante. Ci sono domande? No, scusi prof, che mi faceva un po' male il braccio. Ah, ok. Ci sono domande? No, mi stavo solo stiracchiando. Ah, ok. Prof? Oh, finalmente una domanda. Posso andare in bagno? Ma allora, ci posso andare, sì o no? Allora ragazzi, nella lezione di oggi... Silenzio per favore. Ok, stavo dicendo, nella lezione di oggi... Basta! Metto una nota. E ora quella autentica. Chi è stato? Metto una nota di gruppo alla classe se non mi dite chi è stato. Billy! 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 Cioè, no! Ma cosa hai sul collo? Ma niente. Ma hai 7 baci? Beh, sì. Ma sei stato un attimo in corridoio. E che c'era Anna, Carla, Pamela. Non ci credo. Francesca, Maria. Mi
Vi starete chiedendo cos'è questo? No. È un succhiotto. È un pennarello? No, è un succhiotto. E tu, Albert, ce l'hai? Sì. Dove? Sugli addominali. Dai, non ci credo. Guarda. Wow, gli addominali di Albert! 10! Ma professoressa! Allora, questo è per la merenda 1 alle 10, questo per il pranzo alle 12, questo per quando mi stufo all'ultima ora. Però ho già fame! Posso farle una domanda, prof? Allora, quando noi mangiamo tanto, no, può capitare a volte di avere dei certi dolori, perché a volte possiamo mangiare le patatine fritte, gli hamburger, il cioccolato, la pizza. Qual è il suo gusto di pizza preferito? Io adoro quello con le patatine, anche quelle col salamino piccante. Ecco, quando prendi quella con il salamino piccante, molto spesso anche, diciamo che ti viene un certo mal di pancia. E anche se tu dici, no Billy, non avere mal di pancia, alla fine succede che arriva al dunque, mi scappa la cacca. Bambini, mi raccomando, non dimenticatevi di vestirvi a cipolla per la gita. Maestra, cosa vuol dire vestirvi a cipolla? Vuol dire che dovete vestirvi a strati, con una t-shirt, un golfino, un cappotto, così non rischiate di avere né caldo né freddo. Oh, uffa, che caldo vestirsi a cipolla! Ci sono 30 gradi e mi sono dovuta portare il cappotto! Maestra, me lo posso togliere! No, tua madre mi ha detto di fartelo tenere perché altrimenti ti prendi il raffreddore. Oh, fa culo mia madre! Ragazzi, vi siete vestiti a cipolla? Ma cosa sono quegli abiti? Prof, mi scusi, ma chi se ne frega di vestirsi a cipolla? Io sono venuta qua per rimorchiare. Oh, mamma mia, ma dove siamo finiti? Ma cos'è questo odoraccio? Salve, prof! Billy, ma sei nudo! Ha detto di vestirsi a cipolla. E visto che non so cosa vuol dire vestirsi a cipolla, ho lasciato le ascelle libere. Che sicuramente sanno di cipolla. Beh, che dire, sono in una classe di rimbambiti. Prenderete freddo! Ma prof, ci sono 30 gradi. Cosa potrebbe andare Fa freddo. Che freddo. Andiamo a comprare un cappottino in un mercatino? Assolutamente sì. Andiamo. Ragazzi, dobbiamo dimostrare a quelli dell'altra classe che noi siamo i migliori. Sì. Quindi ci metteremo a cantare e a fare casino. Ok. La quinta F è la migliore. La quinta F è la migliore. La quinta E è la migliore. La quinta E. Stanno contrattaccando, dobbiamo sconfiggerli. Ragazzi, smettetelo di fare casino che torniamo a scuola. E voi siete quelli dell'altra classe? Sì. Voi come vi chiamate? Ciao, io sono Eleonora e lei è la mia amica. Ma chi se ne frega? Ehi! Senti, questo è carinissimo e me lo tengo io, va bene? Bah! Non vi ho mai vista in corridoio, come mai? E siamo riservate, stiamo sempre in classe. Che falsa, corri avanti e indietro per i corridoi alla ricerca di Manzi. Stai zitta! Stasera, se ci lasciano liberi di passeggiare per la città, volete venire con noi? Sì! Oh, che palle! Magari ci prendiamo una piadina. Adoro! Ti fanno schifo le piadine. Mi scusi un attimo? Smettila di boicottarmi o ti butto fuori dalla pullman in corsa. Allora, bambini, vi siete portati il pranzo al sacco? Oh no! Mi sono portato solo il sacco! Che cretino! Ma cos'è questo odore di fritto? La mia mamma mi ha messo il panino con le crocchette fritte dentro. No, che buono! Sì, tu cos'hai? Il panino con pomodoro, prosciutto e insalata. Che schifo l'insalata. Già, infatti, la butto. Mi dai un pezzo del tuo? No! La mia mamma mi ha messo il cioccolato. Mi dai un pezzetto, Ma tu ti sei portato al pranzo? Eh no, perché non ci stava nella borsetta e volevo portarmi questa. Ma sì, sicuramente ci fermeremo a mangiare da qualche parte. Ragazzi, oggi non ci fermiamo a mangiare da nessuna parte, ma tanto avete il pranzo al sacco, no? Maestra, dov'è che andiamo oggi? In un posto speciale. Ho sentito dire che andiamo in una città in cui c'è un parco di divertimenti. Ma allora forse andremo proprio lì? Speriamo. Ehi, siamo appena passati davanti a un parco di divertimenti. Ma allora ci stiamo andando davvero! Parco dei divertimenti! Parco dei divertimenti! Adesso il pullman si ferma e andiamo lì! Deve trovare parcheggio!
Perché non trova parcheggio? Ormai l'ha superato il parco! Signor autista! Bambini, oggi andremo al museo! No! Guardate che bei quadri! Non vi piace? Io lo trovo davvero interessante! Billy, quello è il cestino della spazzatura! Arte trash! Allora ragazzi, ci divideremo in due gruppi. Un gruppo andrà a Luna Park con il professor Cooley e l'altro verrà con me al museo! Ok, mi farò il giro da sola. Professoressa! No! Ragazzi, oggi facciamo una gita! Sì! Andiamo alla fabbrica del formaggio per vedere come si fa il groviera! No! Ragazzi, andiamo in gita! Sì! Vi ricordo che è un viaggio di istruzione. Beh, allora, dov'è che si va? Mi sono portato anche il costume da mare! Ad Amsterdam! Sì, vabbè, ma va a cagare! Il viaggio di istruzione ad Amsterdam! Ma chi vuole prendere in giro? Allora, nella valigia ho messo il Kiwi, il panino e gli occhiali da sole. Allora, nella valigia ci ho messo il costume da bagno sexy, le cose per far festa e basta. Allora bambine, adesso vi assegneremo le stanze. Mi raccomando, maschi e femmine separati. E chi ci vuole stare con i maschi? Sì, infatti, fanno schifo. Sarete belle voi. Facciamo una serata solo maschi. Ci divertiremo un sacco. Ci divertiremo di più noi. Tanto cosa avete voi, le bambole? No, abbiamo le MP3 per ascoltare la musica. E noi i videogiochi. Allora, hai portato i videogiochi? No, me ne sono dimenticato. Allora sei stupido. Yeah, yeah, yeah. Le ragazze si stanno divertendo di più. Adesso vi assegneremo le stanze. Mi raccomando, maschi e femmine separati. Sì, prof. Che nessuno esca e disobbedisca, eh? Mi raccomando, buonanotte. Venite presto. Allora bambini, cantiamo la canzoncina insieme? Sì! Le porte dell'autobus si aprono e si chiudono, Le porte dell'autobus si aprono e si chiudono per tutta la città. Che canzone di merda! Se facciamo l'incidente muore solo un conducente. Ragazzi, smettetelo, vi bacio tutti! Vabbè dai, povero conducente, dedichiamola alla prof. Se facciamo l'incidente, Billy! E quindi questo museo ha più di 400 anni. Mamma mia, che palle! A saperlo che era una gita così noiosa stavo a casa. E questo quadro rappresenta... Ah, meno male che ho la musica e posso farmi gli affari miei. No, mamma, mi mancherai! Vieni anche tu, vieni anche tu! Ciao, mamma! Ah, finalmente un po' di pace! Allora, facciamo l'appello. Billy? Billy è presente? No, non è ancora arrivato. Ma ha mandato un messaggio a qualcuno? Sta male? Sta arrivando? Sono sicura che adesso arrivi. Oh, che palle, io voglio partire. Non partiamo finché non ci siamo tutti. Ma chi se ne frega di Billy? Vabbè, partiamo. No, sono sicura che arriverà, io lo voglio. Queste sono giornate importantissime e voglio che Billy le passi insieme a me. Aspettatemi! Oh, sono così innamorata di lui che mi sembra di sentire la sua voce. Aspettatemi! Fermate il pullman! Billy! Non mi è suonata la sveglia! In realtà non l'avevo neanche impostata. Vabbè, aspettatemi! Autista, si fermi, si fermi! Allora, ragazzi, dove volete fare la gita? Barcellona! Amsterdam! Roma! Ragazzi, ma questo si chiama viaggio di istruzione, quindi deve essere istruttivo. Io propongo di visitare tutti i musei di Atene. Attaccate secchia! Ho paura, si fanno un sacco di incidenti sul pullman, ma non potevamo andare a piedi! Stiamo andando in Cina, come potevamo andare a piedi? Non lo so, potevamo fare qualche sosta, ma non hai mai visto quanti incidenti si fanno in pullman? Non lo guardi il telegiornale!
Ma dai, non capiterà niente. E chi te lo dice? Abbiamo controllato se l'autista è ubriaco o sobrio. L'importante è che non sia una donna. Billy non faceva ridere. Avete ragione, non fanno ridere le battute maschiliste. Comunque tranquille, perché alla guida del pullman c'è mio padre. Uè. Allora moriremo davvero! Forse hai ragione! Dai ragazzi, ho portato tutto l'occorrente per far festa all'hotel. Costumi da bagno, le patatine, le casse, si fa festa! Billy, ma quale hotel? Stiamo fuori solo in mattinata. Oh, ma che cagata, non ci vengo. Non mi sento bene. Possiamo aprire i finestrini? Quando arriviamo? Sto per vomitare. Aprite i finestrini! Ma non si può, siamo in autostrada. Muoio. Ma l'autista può evitare di fare le curve così male? È una strada tutta dritta. Chi se ne frega? Sta andando a zig zag. Qualcuno ha una busta? Io. Oh, che bello. Una busta di biscotti. Da qua. Ehi. Non le avevo ancora finite. Chissà se adesso vale ancora la regola dei 3 secondi. Oh mio Dio, che bel posto. Ma non dovresti fotografare i monumenti? Ma chi se ne frega? Mi puoi fare una foto? Sì. Fai in modo che si veda bene il culo, eh? Prof, possiamo fermarci un attimo? Devo fare una storia su Instagram. Vieni al museo? No, non è abbastanza aesthetic. Oh, che bello questo posto! E questo posto! E questo! Oh, secchi, è solo un semaforo! È un semaforo tipico! Secchia, smettila di fotografare i sassi. Sono pietre monumentali. Ehi, Secchia, guarda lì! C'è un sasso gigante! Adesso si metterà a dire che è un monumento. Billy, quello è il Colosseo. Ah. Oddio, quanti bei mercatini! Questo è per la mamma, questo per Vale, questo per papà. Ele, ma quanta roba stai prendendo? Non torneremo mai più qui! Devo prendere tutto quello che vedo! Ma non ti conviene fare acquisti l'ultimo giorno? Adesso devi portarti tutto quanto addosso. Ma no, guarda! Ho trovato questa campanella di plasticaccia a 20 euro! È un'offertona! Sì, che offertona! Comprato. Ehi, avete visto che nell'altro mercatino regalano delle campanelle di plastica? Anche tu ce l'hai, te l'hanno regalata? Ele, 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 Ele. Oh, che c'è? Niente. Che cosa ascolti? Una canzone che si chiama Non mi rompere le palle. Di chi è? Di Anna Bando? Ah, chissà se mi sono portato abbastanza cibo. Le gocciole, i biscottini, la Nutella, la pan di stelle. E le stiamo via un giorno, non una settimana. E allora non voglio morire di fame. Mi dai una patatina? No! Ragazzi, prendete posto, non fate casino. Gli ultimi posti! Prendo io! Gli ultimi posti! Guarda, Billy, ti insegno a rimorchiare le ragazze del posto. Bonjour, je m'appelle... super figo, comment s'appelle? Siamo a Roma, cretino, non a Parigi. Ah, non vedo l'ora di arrivare. Chi è stato? Il primo che la sente l'ha fatta. Ma non è vero, il primo che accusa gli altri l'ha fatta. Non è vero, è l'ultimo che la sente che l'ha fatta. Ah, io direi che l'ha fatta quello che puzza il sedile di merda. Aprite le finestre! Speriamo che non scoprano che l'ho fatta io. È un segreto che mi porterò nella tomba. Billy, stai parlando ad alta voce. Dannazione! Dai ragazzi, non annoiamoci, cantiamo. Dai, così vi mostro le mie doti carore. I need me a reason I go down the way. Try to make the words feel better. Mi scappa la pipì, quando è che ci fermiamo? Oh Billy, ma siamo partiti da 2 minuti, non potevi farla a casa? Mi scappa adesso, però ci possiamo fermare ora? Ci fermiamo tra un'ora. Non so se riuscirò a reggerla. Ok, eccoci, Billy, hai 2 secondi di tempo per andare in bagno. Okay. 1, 2, tempo scaduto. Ma come facevo? Ho avuto 2 secondi! Va bene, faccio qui. Ragazzi, la prof si sta addormentando. Passate, possiamo fare festa. Andiamo! Ci sarà da spassarsela. Mi è sembrato di sentire qualcosa. Tiriamo la bottiglia. Così posso provarci con quel ragazzo carino. Eccoci.
Wow, che gnocco! Giriamo la bottiglia, che inizia? Inizio io! Ok! Dai, vai su di lui, vai su di lui, vai su di lui! Ops, è andata su di me e vai! Eleonora, studiando! Cosa stai facendo? Stai studiando? Ma cosa ti fai con il telefono in mano? Mamma, te lo giuro, l'ho appena preso! Stai sempre a cazzeggiare! Ah! Con chi esci stasera? Quanti sono? Dove vai? Quando torni? Hanno scelto Charmander, Bulbasaur o Squirtle? Non giocano a Pokémon. Ma allora che razza di persone sono? Quanti hai preso di matematica? 4. Tutte le ripetizioni che ti ho fatto fare! Non c'è nessuno che mi aiuti in questa casa! Faccio sempre tutto io, sempre tutto io! Guardate che me ne vado, me ne vado! Cioè neanche avete apparecchiato la tavola! Non è un albergo questo! Mamma, vuoi che ti apparecchio la tavola? No! Mamma, ho sistemato la sala. Fa vedere? No, 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 è tutto sbagliato! Ma chi ti ha chiesto di darmi una mano? Eleonora! Mamma, che c'è? Mi potresti aiutare a scaricare quell'app TikTok? TikTok? Sì, quello! Ma perché? Non puoi stare su Facebook dove ci sono tutti i cinquantenni? Ma le mie amiche si sono spostate lì. Va bene, te lo scarico, ma non fare cavolate. Oh mio Dio. Copriti quando esci! Mamma, fa caldo! E allora portati una giacca o un cappotto! Ma siamo in estate! E allora? E se cambia il tempo, Dio sceglie di cambiare le stagioni, scende il diluvio universale, succede di tutto, portati un ombrello! Ma non piove! E se cade un meteorite, con che cosa ti proteggi? Portati l'ombrello! Mamma, ma che ti ridi? No, ma sai, una mia amica mi ha appena mandato una gif divertentissima su Facebook. Vuoi vederla? No. Guarda, la battuta con i Minion. Adesso le rispondo con il chihuahua isterico. Buongiornissimo, caffè! Con chi esci stasera? Marta. Marta chi? Marta C tua. Dove l'hai conosciuta? Veniva alle elementari con che me. Che banco stava? Quello davanti al mio. Siamo mai andati a una sua festa di compleanno? Sì. Dove? In Rimbalzopoli. Che torta aveva? Quella schifosa con fragole e cioccolato. Sicura che vai a casa di Marta e che non stai andando a casa di un ragazzo? Sì. A che ora torni? 10. 9. 10 e 30. 8 e mezza, non accetto discussioni. Va bene. Mamma, ho fame. Arrangiati. Mamma, mi aiuti a studiare? Arrangiati. Mamma, mi puoi spiegare come si fa una cosa? Arrangiati. Mamma, mi puoi stirare i capelli? Ce l'hai le mani? Usale. Tesoro, ma dove vai stasera? In discoteca. E non ci porti tua madre? Assolutamente no. Dai, dai, lo so che ci sono i tuoi compagni, quelli che mi trovano carina, com'è che mi chiamano già? MILF! Mamma oddio! Ma scusa, ma quel top che è addosso è uguale al mio? Sì, te l'ho rubato un attimo. Ma mi serve per stasera, lo volevo dai, io. Dai, dai, te lo ridò soltanto se mi fai venire con te. E dai, comunque ti ho rubato anche il rossetto. Ma che cazzo? Tesoro, cosa vuoi mangiare? C'è la pasta al pesto, la pasta al sugo, al pomodoro, la carbonara. Va bene un po' di pasta al sugo. Vuoi il sugo normale, il sugo all'arrabbiata, il sugo al basilico? Pomodoro, grazie. Ma che tipo di pasta? Rigatoni, farfalline, spaghetti, penne? Penne. Ti porto dell'acqua? Sì. Frizzante, naturale, gasata, leggermente gasata? Naturale. Da frigo o da rubinetto? Va bene, ma da rubinetto. Ma te lo porto in tazza, faccio un bicchiere. Mamma, esco stasera. Mi raccomando, stasera che esci non dare retta agli sconosciuti, non parlare con nessuno, non fare cavolate. Sì, lo so, mamma. No, 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 fattelo rispiegare. Prenditi un bicchiere d'acqua, portalo sempre con te, mi raccomando, coprilo, non lasciarlo perché poi ti ci mettono dentro le cose, poi svieni, ti rapiscono e ti uccidono. Sì, mamma. E se ti offrono una caramella? La prendo, è pericoloso. Non fumare, non bere, non fare nulla. Sì, mamma. Vuoi che ti venga a prendere? No, torno con i miei. Vabbè, dai, facciamo che ti venga a prendere. No, mamma. Vabbè, dai, facciamo che stasera stai a casa e ci guardiamo insieme amici, ok, risolto. Mamma! Eleonora, Eleonora! Sì, mamma? Senti, ti ho appena mandato una cosa importantissima su Facebook. Vabbè, importantissima, che sarà mai? Vai a vederla! È una richiesta per Candy Crush. Sì, ma a me non frega niente di Candy Crush. Vedi di accettarla, così mi arrivano più vite e posso completare il livello 50.000. A che livello sei, scusa? 50.000! Com'è che si chiamava già il biondino della tua classe? Quello era carino! Di' alla tua amica che deve lasciarlo, quel tizio. No, no, proprio non ci siamo. Non piangere mai per un ragazzo, mai! Sono tutti passeggeri! Non
sai cosa ha combinato la Carolina? Ma poi sai Cinzia che sta uscendo con un trentenne? Ah, potrebbe essere suo figlio! Ma la nuova mamma che ha accompagnato il figlio stamattina, quello lì tutto roscio, non mi piace per niente, sembra una che se la tira un sacco! Ma sai cosa mi ha detto la Gwenda? Mi ha detto di non dirtelo però, te lo dico, sta uscendo con un altro uomo! Mi raccomando, noi non sappiamo niente. Invece c'è la Marika che c'ha le corna da un po', ma come glielo si dice, Scusa Marika, ma vorrei dirti che c'hai le corna di un'alce da più di 3 metri. Mamma, esco. Ce li hai i soldi? Portafogli? Cellulare? Vuoi che ti venga a prendere? Chiami, se ti serve qualcosa. Fammi sapere quando arrivi. Il fidanzato non lo puoi avere. Non puoi uscire oggi. Niente tatuaggi! Niente fidanzato prima del matrimonio, ho detto! Ragazzi, passate buone vacanze! Sto dimenticando qualcosa? Professoressa, i compiti delle vacanze! No! Che cosa, Secchia? Niente, Secchia le augura buone vacanze! Oh, giusto, gli esercizi. Segnatevi i compiti delle vacanze. Secchia, tu non arrivi all'inizio delle vacanze. Sappilo. Ragazzi, devo raccogliere i soldi per il regalo della prof. E poi anche i soldi per la cena di classe di stasera. Io li ho dimenticati a casa. Ottimo. Anche io. Non mi stupisce. Vabbè, allora cosa le regaliamo? Un portafoglio, una borsa, una crema antirughe. Non mi aiuti. E la cena dove la facciamo? Facciamo una classica pizzata così siamo tutti a posto? Ma no, facciamo sempre le stesse cose. E allora consigliatemi qualcosa. Sushi? A me non piace. Messicano? Non piace a me. Un all you can eat di qualsiasi cosa, così ognuno può prendere quello che vuole e non spendiamo tanto? È un'ottima idea. È una pessima idea, dobbiamo mangiare tutti quanti simile. È costoso. Su questo sono d'accordo. Allora thailandese? Non mi piace. Cinese? No. Sentite, sapete che c'è? Va a culo, stasera mangiate tutti a casa vostra. Scusa, mi lasci una firma per l'annuario? Mi lasci una firma per l'annuario, per favore? Tieni. Vuoi che ti firmi il tuo? Non me ne frega un c***o. Ok, Billy, puoi firmarmi l'annuario? Non so scrivere. Aspetta, una cosa la so scrivere. Se vuoi te lo firmo io. Grazie. Cara Becky, sei una preziosissima amica. Grazie di tutti quanti questi anni bellissimi passati insieme. Non mi dimenticherò mai di tutte quante le risate che mi hai fatto fare quella roba. Sei un'amica speciale, preziosa. Ti voglio un mondo. Oh, scrivo anch'io. Culo. Culo? Sì, culo. Cioè, culo è la tua dedica? È l'unica parola che so scrivere. Oh, che cosa carina! Uè, ragazzi, è l'ultimo giorno di scuola e si fa festa! Ho portato le casse, la palla da disco, le bevande, il cibo, si fa festa! Billy, domani è l'ultimo giorno di scuola. Oh, allora festeggiamo il penultimo giorno di scuola! Sì! Guardate come twerco! Facciamo il gioco della bottiglia! Ok, Billy! No, tu non partecipi! Yeah! Billy, no, non festeggiamo il penultimo giorno di scuola, è cringe. Oh, vabbè, allora posso lasciare qui le cose per domani? Mancano 3 ore alla fine della scuola. Oh, 2 ore e 50 alla fine della scuola. Raga, mancano 2 ore e mezza alla fine della scuola. 1999, 998, 997. Siamo a più della metà. 996, 995, 994. Siamo più vicini alle vacanze rispetto all'orario in cui siamo arrivati oggi a scuola. 993, 992, 991. Mancano 2 ore e... Basta! Abbiamo capito! Oh, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Sì, ma che ca... Ragazzi, ho portato tutto. Le bevande, le patatine, i tovaglioli, i piatti. Voi avete portato... Cosa? Dovevate portare... Cosa dovevamo portare? Avete portato i bicchieri? Avevo chiesto una cosa. Una, dovevate portare i bicchieri. Io ho portato praticamente mezza casa. Sono venuta a venire in macchina
con i furgoni della spesa. Praticamente voi non siete riusciti a portare dei bicchieri di plastica! Io ho portato i tovaglioli. Quelli sono i tuoi fazzoletti sporchi di mocio, cretino! No dai, non tutti, c'è ancora qualche angolo utilizzabile. Ragazzi, ecco la lista di cose da fare per quest'estate. Al mattino, qualche volta, andate a camminare sulla riva del mare in totale solitudine. Guardate come vi si riflette il sole e, pensando alle cose che amate più nella vita, sentitevi felici. Cercate di usare tutti i nuovi termini imparati insieme quest'anno. Più cose potete dire, più cose potete pensare. E più cose potete pensare, più siete liberi. Leggete quanto più potete, ma non perché dovete. Leggete perché l'estate vi ispira avventure e sogni e leggendo vi sentite simili a rondini in volo. Leggete perché è la miglior forma di rivolta che avete. Vabbè, sostanzialmente non dobbiamo fare un fico secco. Grande, prof! Compiti delle vacanze: 7 libri di geografia, 8 libri di storia, fatemi 18 temi, 3000 esercizi di matematica e 412 di fisica. Poi fate francese, inglese e cinese. Ma basta! Queste non sono vacanze, sono un inferno! Ragazzi, ecco le cose da fare per quest'estate. Divertitevi, ballate, amate, siate felici. E fatemi le 7 versioni, leggetemi 7 libri, rispondete agli esercizi e... Sì, ma dai! Ragazzi, mi mancherete! Sono stati anni indimenticabili che non dimenticherò mai! Guarda che siamo ancora in quarta, non in quinta. Ah, vi devo ancora vedere per un anno? No, no, allora fate finta che non ve l'abbia detto. Allora, quest'anno vado in vacanza alle Hawaii, alle Maldive, alle Bahamas, a Rio de Janeiro. E tu? A Rio de casa de mi nonna. Quest'anno vado in vacanza al mare, alle Maldive, in montagna, in spiaggia, su The Sims. Mi ha mollata! Ha detto che si voleva prendere una pausa! Oh, ma ti svegli! Quello ti ha detto che vuole una pausa perché in estate vuole divertirsi e farsene tutte! Poi a settembre tornerà e dirà: scusa, sono cambiato, ci ho ripensato, sono diverso adesso! Ma fidati, amica mia, che tu c'hai le corna da cervo! Ma non il cervo normale, ma quello di Pokémon X e Y! Con i fiori, cioè sei così cornuta che ti sono cresciuti i fiori sulle corna, ti rendi conto, ti svegli? Ma no, lui non è così! Ma sì che così, siamo tutti uguali, oh, ma ti svegli, questa è più stupida di me, ma guarda te!